Mi chiamo Davide Scabin, sono lo chef e proprietario del ristorante Combal.0 che è nel Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. Il progetto è nato perché la Renault ci ha chiamato e ci ha detto: se volete c'è questo da fare. È partito così, dal fatto di inserire all'interno della Twingo del food che si vede in modo totalmente diverso, e c'è un'esplosione, quasi si riesce a sentire il profumo del basilico e viene voglia di mettere la mano sotto la seppia che sta gocciolando l'inchiostro. Dovevamo trovare un tema fondamentale, è stato quello del movimento, quindi dell'auto che si muove, che va a cercare degli ingredienti, anche se la spesa viene fatta in un posto dove si vende marmo, in un posto dove si vendono cornici, un altro dove si vende plexiglass, e il tutto però è legato da un filo conduttore, che in Italia è la pasta. C'è anche un pensiero di viaggio nell'Italia attraverso la pasta, il movimento dinamico. Non mi interessava esporre soltanto qualcosa di statico della cucina all'interno della macchina. Tutto il film è basato su qualcosa che si muove, qualcosa che ti viene incontro, cerca quasi di comunicare con un gesto, un colore, un profumo. A me piace molto viaggiare e ho sempre scelto delle macchine che mi davano un senso di libertà, di spazio.